In questo video si dicono un sacco di cose brutte, quindi se sei sensibile ti prego non continuare. Signor Reti Squercio, potrò mai fare un game di Fortnite senza deliziarmi della tua presenza? Vengo anch'io, no tu no, porca di... Dito, di tale, di... Ma basta! Io stavo solo intonando la canzone che canta sempre il portinaio di Mago Zurmele. Beh, non la cantare più, ma più che altro, perché oggi il gioco si vede così? È successo l'altra volta quando sono andato dal cuoco. Dopo che gli ho consegnato la quaglia, mi ha dato un unguento speciale. Fermiamoci qua che c'è una festa. Ma te sei matto? Guarda, ti sparno. Vai nella capanna del barbone, così A, finisci di parlare, e B, magari evitiamo di tornare sull'autobus. No, ma che palle. Vabbè, comunque stavo dicendo, l'unguento ha detto essere grasso di bestia, e se applicato correttamente sugli occhi ne migliora tremendamente la vista. Cioè, Redi Normo, tu vuoi dirmi che praticamente... Sì, ho del grasso animale sugli occhi. Qualche problema? No, no, tranquillo, era per chiedere. Ora però devo sbrigarmi. Forse arrivo ancora puntuale alla festa senza che mi abbiano mangiato tutti i tramezzini. Deficiente, non c'è nessuna festa, si stanno sparando là in fondo. Se provi a fermarmi ti mostro la foto delle suore di clausura che si depilano. E tu come le hai avute? Ti sei mai domandato la tua preferenza sulle foche? Beh, foca, vedi di non diventare un colabrodo. Spero di non essere arrivato tardi. Fatemi entrare, porchi di... Niente, lui quando non sa cosa fare gioca la carta, bestemmia come un trattore. Dai, aprite che finiscono i cannoli. Lascia stare i cannoli, che qua ci culano a secco. Vediamo se questa la sai. A pranzo c'è stato un omicidio. Chi è stato? Non lo so e non me ne frega. Qua ci vogliono aprire come un fico, ma tu... Figlio di puttana, fammi entrare alla festa, è un'ora che busso. E tu pensi veramente che un armato di fucile arrivi su un tetto? Tu pensa a risolvere il mio indovinello. Non è che puoi dare un morso a sti due polli, così magari ti prendi la viaria e ci muori. Guarda, aveva i drink questo, lo sapevo che era la festa. Bastardi, non mi vogliono aprire, così tengono tutto l'alcol per loro. Ma io vado in coma. Basta bere, che sei già stupido da sobrio. I tacchini fanno glu glu, e se affoghi lo fai anche tu. No, possiamo concentrarci che c'è un tipo in casa? Ecco il fondo, crepi, per favore! Comunque, dato che non vuoi mai giocare, commettiti con la soluzione dell'indovinello. Prima però fammi bere un altro pochettino. Guarda, ti lascio fare solo perché spero nella cirrosi epatica. Chi è che è antipatica, Ciro? Vabbè, poi me lo farei conoscere. Ma concentrandoci sull'indovinello, sul chi è che a pranzo commette l'omicidio. Ancora da bere. Mangia il cocco e lascia stare, che magari ti passa la sbornia. L'ammazza caffè era la soluzione dell'indovinello. E chi uccide qualcuno durante il pranzo è sempre l'ammazza caffè. La prossima volta che vai dal cuoco, senti se magari si schioppano. Senti se ha un po' di cianuro invece dell'unguento per gli occhi, che magari una volta per tutte un incontro tra galli. Signor Pollaccio, si fermi. Mia Rosita! Attenta, Rosita! Mia dolce gallina di pollaio! Passiuela! Un'altra chioccia! Va, esce dal... La fattoria! Muoia! Ecco. Stai forse schiumando? È finalmente arrivata l'ora di morire? Ho sete! Devo bere! Ho bisogno di altro alcol! No, via, che c'è un tizio! Sdormole nelle mutande! E poi lo villaggio! Ci sono mica buono! Porco demonio, è ubriaco come il tappo della grappa! No, c'è un tizio! Mio, andiamo, ce ne scappa via! No, torni indietro! Era una foca turchina! Ma quale foca turchina dei miei coglioni? Quello ti... Via, bolso! Andiamocene qua sopra! Tranqui, ti salvo la vita, che sotto lo meriti! No, quella era una foca! Mi segue perché mi vuole bene! Vedi che... Freddy Norbo, sei uno stronzo! E ora moriamo! No! È la scimmia dei binomi! Facci che almeno è morto! Ho bisogno di bere! Lo devo bere! Oddio! La scimmia dei binomi! Li odiavo a scuola! Poco farcito comunque, ragazzo! Abbiamo la pistola, gli scillini con la pistola! Aiuto! L'artefatto dei topi! Qua mi hanno tirato il malocchio! Gioco Dragon e occhi rossi, signor Jerry Scotti! A parte le castronate che dice sta monnezza mobile... Porca miseria! Dai, ho questo... Questa avrà 120 dita. Questa sì, no. Dai. Ok, può essere un... No. Guarda, Excalibur. Via, bolso, ma che Excalibur? Ma è una bomba quella. Porca miseria, che... Mago Merlino, guardami con la tua barba. Non voglio commentare, siamo ancora vivi. A me basta quello.
prendi sto coso, curiamoci un attimo. Aspetta, il tizio di prima, l'alcol, c'è ancora da bere, devo bere. Perché tutte le volte che gioca a Fortnite è una molestia continua, me lo puoi spiegare? Calamari, calamari, ho visto un uomo ritmi accoppiarsi in un safari. Non penso a sto punto ci possa essere un limite al peggio. Evviva, cocktail letale, funghi allucinogeni e alcol. A sto punto buttiamogli un secchio d'acqua, ma non penso si svegli. Comunque, qua hanno aperto un super pascolone, se non erro, quindi dovrebbe esserci... Ok, eccolo lì. Fratello mio de bello, veramente io... abbiamo ucciso il femore, bolso. Sai, lo uccise anche Gerry Scotti. Buonasera! Ocio, rumori molesti sul versante est, forse... troviamo... eccolo, guarda la mia Rosita! Mia piccola docile gallina di pollaio! Si fe... no, no, ma dai, ma c'ha la skin qua! No, non ci credo. Oh, veramente... ma una roba che... è fatta! Sì, ma sgusciano come le formiche quando cerchi di pestarle! Porca miseria, andiamo via, ci sparano in troppi, sono in due, via, 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 via! Vattene, polso, via di qui! Salviamo la pellaccia per quanto a te non valga la pena! Non è vero, anche la mia vita vale! Infatti ieri mi hanno detto che sono un ragazzo speciale! E quello lo dico sempre pure io, riesco a flincare, questi facciamo un disastro, però... guardalo! Sono troppi, sono troppi! Cos'è sto tizio che vola? Che è la Befana? Fermati! No, 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 non il polso, lasciatelo stare e poi bestemmia! Parla per te, io sono molto religioso! Non ho dubbi, quando bestemmi i santi li nomini tutti, adesso c'è un tizio. Un minimo di cultura devi almeno averci, no? Volare! Porco drillo! Questo... aia, aia, no, 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 fratello! Lepresciano bastardo, fratello! No, va la prendere! Vola, 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 l'ape maia! E comunque, a parte lepresciano... guarda, 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 guarda! Sono tutti ragazzi cespugli! Fermati, fermati, fermati! No, niente, sei diventato al potere dell'humus delle piante! Al potere dell'humus delle... ok, non so se hanno potenziato il martello, ma c'ho 60 di vita! Ma andiamocene! Quello vola con la scopa al morbo della Befana! Aiuto! Svegliati, rimbambito! Mi servi sobrio! Dai, che arriva il tizio! La vispa Teresa, avea tra l'erbetta! Aspetta, che c'ha... visti! Oh, io sento i denti rimbalzarmi sulle ginocchia! Sto decomponendomi, evviva! Asfaldato, cioè due pompate così manco mia califa.